Ho già mostrato il caso di un ventilatore bloccato dall'accumulo eccessivo di polvere, con lo smontaggio completo del motore elettrico per una pulizia approfondita. Qui vedremo il caso più comune di una pulizia periodica, che richiede solo un parziale smontaggio. Useremo un pennellino, un mini compressore, o, in assenza, uno strumento meno convenzionale. Vediamo lo stato delle parti esterne. Le parti interne dovrebbero presentarsi con meno problemi. Tutte le operazioni vanno effettuate con il ventilatore scollegato dalla rete elettrica. Smontiamo le pale e la griglia. Eliminiamo buona parte della polvere dalle parti esterne. Le parti non elettriche appena separate dal corpo principale si possono facilmente ripulire con un panno umido. Arriviamo al motore elettrico. Controlliamo che la rotazione del rotore sia completamente libera. Come ci aspettavamo, la situazione interna è meno pesante. Comunque eliminiamo tutta la polvere possibile. Come già detto, possiamo far ricorso a strumenti meno convenzionali. Possiamo anche sostituire buona parte del vecchio grasso. Dopo aver rimontato tutto con attenzione, possiamo rialimentare il ventilatore.